Mercoledì 22 maggio, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Benvenuti in diretta qui su Milano All News. Eccoci nuovo qui per un altro appuntamento per raccontare la nostra città. Quest'oggi facciamo un salto nel mondo universitario, lo facciamo con una realtà che non avevamo ancora incontrato, ma che era un po' che insomma inseguiamo perché ci interessava. Abbiamo già parlato altre volte di queste Junior Enterprise. Cosa sono? Beh, lo chiediamo ai protagonisti di oggi, che sono Fabrizio Caramia e Marta Bigogno di Gemib. Buongiorno, benvenuti. Buongiorno, grazie per averci invitato. Allora, buongiorno. Nella fattispecie il presidente appunto di Gemib e una responsabile area legale, giusto? Area legale, associato semplice però. Devo stare attento a quello che dico. Quindi, attenzione. E da lei creano le denunce poi. Allora, Gemib, una Junior Enterprise. Per chi non ci avesse seguito nella puntata precedente, che cos'è una Junior Enterprise? Allora, una Junior Enterprise è un'organizzazione interamente gestita e partecipata da studenti universitari e che offre servizi di consulenza alle aziende. In particolare noi come Gemib nasciamo nel 2016 per supportare professionisti, piccole e medie imprese nel gestire e riorganizzare quello che è il loro business, ed in particolare il nostro obiettivo è anche quello di contribuire a quella che è la formazione dei nostri associati, dando loro tutte quelle competenze e contribuendo a sviluppare hard skill e soft skill che insomma attraverso tutte quelle attività che ovviamente non sono purtroppo non è possibile praticare nel programma del universitario in Italia o comunque insomma nelle nostre università, quindi qualcosa che vada oltre quello che è il classico programma universitario. Ecco, una Junior Enterprise quindi che è una sorta di azienda, diciamo, no? Piccolina, una specie di prototipo dell'azienda, come potremmo definirlo? È un'associazione no profit, okay. Questo significa che i profitti che guadagniamo dai nostri lavori non vengono distribuiti tra gli associati, ma vengono reinvestiti nella formazione degli associati, okay. Quindi in workshop, training, eventi di network, questo ovviamente è volto ad arricchire il bagaglio culturale e professionale di tutti gli associati. Su tantissime materie proprio, insomma, nel senso, non è che siete materie, solo appunto di giurisprudenza o solo di fisici, no. Che hanno deciso di, no? E allora, noi precisamente siamo organizzati come un'azienda, come dicevi tu prima, c'è un consiglio di amministrazione, sì. Ci sono quattro diversi manager, abbiamo quindi quattro diverse aree operative. Questo ovviamente è possibile all'interno di Gemib grazie al grande numero di facoltà presenti all'interno dell'Università Bicocca, per cui in particolare noi abbiamo un'area marketing e comunicazione che rappresenta un po' il nostro core business, abbiamo un'area legale, esatto. Abbiamo un'area commerciale e abbiamo un'area risorse umane, e ovviamente quindi questo ci permette di offrire anche diverse tipologie di servizi e soprattutto di personalizzarli in base a quelle che sono le esigenze dei clienti che seguiamo. Ma facciamo qualche esempio appunto, cioè, di cosa stiamo parlando, che tipo di servizi può dare Jamie Bauer una piccola media impresa? Allora, per quanto mi riguarda, avendo fatto parte dell'area marketing, ci occupiamo di diverse cose, principalmente c'è la parte IT, quindi che si occupa dello sviluppo e realizzazione di siti web, piuttosto che attività di grafica, organizzazione di eventi, campagne di comunicazione, social media marketing, per cui tanta roba. Sì, diciamo che i servizi che offre Gemib spaziano veramente da tantissime materie, e questo è proprio grazie all'eterogeneità dei corsi universitari. La fase di recruiting è aperta a tutti gli studenti di qualsiasi facoltà, quindi diciamo che è caratterizzata molto da un'eterogeneità nei servizi che offriamo. L'area legale si occupa di contrattualistica, di consulenza legale, quindi faccio un esempio, una startup che viene da noi ci chiede una consulenza, noi siamo in grado di consigliare quale forma di società sarebbe meglio, siamo in grado di fare una privacy policy, una cookie policy, quindi anche in materia di GDPR, poi abbiamo l'area marketing di cui ha appena parlato Fabrizio, l'area delle risorse umane e l'area commerciale che si occupa principalmente di fare preventivi, business plan, quindi diciamo che abbiamo molti servizi da offrire, e poi essendo studenti ovviamente siamo sempre pronti a imparare cose nuove e ad ampliarci. Ecco appunto, questo è che è interessante, adesso voi siete qua studenti, però state già mettendo in pratica quello che state man mano studiando, anzi a volte molto dovete portarvi anche avanti, diciamo, esatto. su quello che in teoria state facendo in quel momento. Perché uno studente che insomma già tante di quelle cose da fare all'interno dell'università e il tempo è poco, soprattutto c'è voglia di divertirsi la sera con gli amici,
Dovrebbe invece impegnarsi in un'esperienza come quella vostra. L'hai detto tu prima, mettere in pratica quello che facciamo. Ci serve innanzitutto per capire effettivamente che cosa ci piace e secondo me anche un bel modo per capire che cosa ci piace fare e che cosa possiamo fare oltre, oltre l'università. Il motto delle Junior Enterprise è learning by doing, quindi imparare facendo. Molte delle competenze che i ragazzi imparano all'interno della Junior Enterprise sono competenze che appunto si apprendono nel corso del tempo lavorando su progetti differenti. Ci piace molto anche proprio il concetto di condivisione delle competenze. L'idea è quello che un associato all'interno di Gemiba possa entrare per imparare a fare cose nuove, soprattutto per confrontarsi con altri soci, magari provenienti anche da diverse aree, e che quindi possa arricchirsi il più possibile. Quindi poi ovviamente è anche una sorta di orientamento che si può fare verso il futuro mondo del lavoro, network e tanta tanta esperienza sicuramente. Certo, questo... dato che comunque fai pratica puoi diciamo capire meglio cosa vorresti fare un domani nella tua vita professionale. Poi il confronto con le diverse aree è molto importante. E poi una cosa che ci tengo a dire è che fa sì che tu non affronti l'università in modo passivo. Per modo passivo intendo vado alle lezioni, finisco le lezioni, do gli esami, fine, non parlo con nessuno, non mi confronto con nessuno, non faccio altre cose a livello universitario. Gemiba ti dà la possibilità di ampliare i tuoi orizzonti, ti dà la possibilità di conoscere altre persone, di mettere in pratica quello che impari, di imparare più cose. Io ad esempio sono nell'area legale, ma le training sono aperte a tutti gli associati, quindi io volendo posso frequentare una training sul marketing, ne posso frequentare una di HR e quindi posso proprio capire quello che voglio fare un domani e ampliare la mia conoscenza. Ecco, se qualcuno che ci sta guardando avesse intenzione magari appunto di unirsi a Gemib, come si deve fare? Allora, abbiamo due periodi dedicati al recruitment durante l'anno, quello autunnale, il fall recruitment, generalmente nel periodo di ottobre-novembre, quindi appena cominciata l'università, e poi abbiamo lo spring recruitment invece che si è appena concluso, per cui comincia verso marzo. E, allora, i ragazzi possono inviare application ovviamente indicando la preferenza per l'area per la quale si vogliono candidare, ovviamente compatibile con il proprio percorso di studi o comunque, come abbiamo detto prima, niente è precluso a nessuno, per cui si può esprimere liberamente l'area in cui si vuole lavorare. Dopodiché abbiamo un processo di recruitment che è abbastanza strutturato, ma anche questo serve in un certo senso per darci la misura con quello che incontreremo sostanzialmente poi nel mondo del lavoro. Per cui c'è una prima fase durante la quale si svolgono i colloqui di gruppo, dopodiché dopo questa prima fase di selezione c'è un colloquio individuale. Chi passa anche il colloquio individuale, il quale si tiene per la parte tecnica con un responsabile d'area e per la parte più motivazionale con il responsabile dell'area risorse umane. Dopodiché si ha la possibilità appunto di accedere al periodo di prova, generalmente 1-2 mesi, durante le quali si dà la possibilità a noi di conoscere l'associato, ma soprattutto all'associato di conoscere Gemib, la nostra realtà, per cui prende attivamente parte a quelli che sono i progetti, ha quindi modo di conoscere anche quelli che eventualmente saranno i suoi colleghi ed eventualmente poi, se tutto va bene, entra a far parte insomma dell'associazione. Quella del Junior Enterprise appunto è una realtà molto... all'estero tantissime ce ne sono, ci sono tutto il mondo, anche in Italia ce ne sono, a Milano soprattutto, mi dicevate, giusto? Sì, Milano è la città con più Junior Enterprise in Italia, attualmente in Italia ce ne sono 20 e a Milano ne abbiamo ben 5, esatto, e poi ne abbiamo altre sparse in tutta Italia e sono ovviamente legate all'università, ovviamente. E so che vi siete appena incontrati, diciamo, no? Sì. Esatto, esatto. Come andate? So che ci siamo appena incontrati a Roma, abbiamo organizzato con Gemib il GIM, acronimo di Jade Italia May Meeting 2019, in particolare quest'anno il nostro evento si chiamava Symposium 4.0 perché il tema principale era il mondo del food and beverage che abbiamo voluto analizzare declinandolo nella cultura, nella società e nell'economia del nostro paese, per cui considerando il food e il made in Italy come settore trainante dell'economia italiana, insomma. E creare anche un ponte tra tradizione e innovazione. Esatto, e hanno partecipato quasi tutte le junior enterprise presenti nel territorio nazionale, eravamo circa 200 junior entrepreneur, per cui 200 ragazzi provenienti da tutta l'Italia. Sono stati 2 giorni di formazione, di confronto, di network, abbiamo avuto appunto la possibilità di poter dibattere e confrontarci appunto su questi argomenti, quindi è stato sicuramente
un bellissimo momento e molto molto importante per noi, avendo avuto l'opportunità di poterlo organizzare. Appunto, l'avete organizzato voi, com'è stata l'organizzazione? Perché appunto anche lì è un capitolo nuovo, un capitolo esatto. Di cose che magari appunto in un futuro poi dovete andare a fare nelle aziende in cui andrete a lavorare. No, l'organizzazione è stata abbastanza impegnativa. Abbiamo cominciato, oggi siamo il 22 e abbiamo cominciato quasi un anno fa ad organizzarlo. E dopo aver partecipato appunto al gym dell'anno scorso, ci siamo lanciati insomma in questo nuovo progetto. La difficoltà più grande è stata sicuramente quello di organizzarlo in una città diversa da Milano, per cui sono stati diversi treni Milano-Roma, Roma-Milano, aerei anche. Esatto, abbiamo potuto contare sull'appoggio di Gelu Consulting, la Junior Enterprise dell'Università LUISS, che ha collaborato con noi alla realizzazione dell'evento. E particolarmente impegnativo da questo punto di vista, particolarmente soddisfacente, insomma, come dicevo prima, erano due giorni particolarmente pieni, intensi. Una cerimonia di apertura presso l'Università LUISS, ci sono stati diversi sponsor e diversi relatori, il pomeriggio c'erano i workshop, il giorno dopo anche altri workshop. Poi c'è stato un business game, esatto, in cui abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con studenti provenienti da tutta Italia, perché eravamo divisi in gruppi e i gruppi erano misti, quindi non erano divisi per Junior Enterprise. E il bello di questo gym è stato anche questo, diciamo, no? Il confronto, la conoscenza di realtà completamente diverse, perché ovviamente anche le università sono diverse, quindi le Junior Enterprise hanno caratteristiche diverse. È molto importante, secondo me, conoscere queste differenze. Torniamo allora a voi invece, al Junior Enterprise di Milano Bicocca. Qualche progetto che avete sviluppato appunto in questi periodi a cui siete particolarmente affezionati, oppure che vi ha particolarmente anche fatto fatica a farlo, ma che poi insomma ha dato i risultati sperati? Allora, io quando lavoravo in area marketing mi è piaciuto molto un progetto di rebranding che abbiamo seguito per un nostro cliente, per cui insomma si è sviluppato in diverse fasi successive. Siamo partiti ovviamente con il capire effettivamente che cos'è il cliente, per capire come comunicare quella che è la sua attività, insomma interpretarla e fare in modo che possa essere, come dire, comunicata appunto a tutti quanti gli altri, per cui siamo partiti proprio dall'individuazione di quelli che sono i key points della sua attività, abbiamo ridisegnato il logo aziendale, poi ovviamente c'è stata tutta la fase di riorganizzazione e di rebranding, quindi con la creazione di un nuovo sito web. È stato il primo progetto a cui io ho preso parte una volta entrato in area marketing, è stato anche abbastanza lungo, per cui sicuramente è quello a cui sono rimasto io personalmente più affezionato. Io sono entrata da poco, quindi diciamo che per me è stato tutto più nuovo rispetto a Fabrizio, che è in Gemib da un po' più tempo. Sono entrata nel fall recruiting, quindi lo scorso autunno. Il progetto che fino adesso mi ha interessato di più e mi è piaciuto di più è un progetto che ha impegnato tutte le risorse dell'area legale, perché era molto complesso. Si è trattato di scrivere delle privacy policy, delle cookie policy per una nuova app, per un cliente che ha creato appunto questa app innovativa che deve essere ancora lanciata sul mercato, quindi sui servizi che andrà a fare quest'app non mi esprimo. Però quello che sicuramente mi è piaciuto di più è stata la proattività di mettersi in gioco e di andare proprio a studiarsi quello che è una privacy policy, quello che è una cookie policy, approfondire il GDPR. Sono cose che purtroppo nel mio corso non vengono insegnate e soprattutto non viene fatta fare la pratica. Quindi Gemib è stata molto importante per questo, perché io adesso posso dire effettivamente di saper fare queste cose. Come dicevamo prima, toccare con mano quello che in realtà poi rimane soltanto a livello teorico. Qui parliamo di progetti, insomma, non sono i soliti progetti di laboratorio che vengono fatti fare, no? Sappiamo di clienti, di aziende reali, una che deve aggiornare, una che deve cambiare logo e brand. Perché un'azienda dovrebbe rivolgersi a voi altri di Gemib? Perché? Perché innanzitutto siamo giovani, per cui sicuramente possono contare su un apporto innovativo, su menti fresche, insomma, possiamo portare qualcosa di nuovo. Poi sicuramente ci posizioniamo su una fascia di mercato più bassa rispetto a quelle che sono le aziende che offrono questo tipo di servizi, questo perché la nostra è un'organizzazione no profit, per cui non guadagniamo dai lavori, dai progetti che svolgiamo, ma reinvestiamo appunto tutto quanto per i nostri associati, e questa è una cosa che ci piace appunto sottolineare, esatto. Certo. Sì, e poi anche perché a livello di sostenibilità penso che sia anche importante dare nuove opportunità ai giovani.
Ad esempio, penso che sia comunque bello affidarsi a dei ragazzi che hanno voglia di fare, perché è una caratteristica fondamentale. In Gemib vogliamo comunque persone proattive, con voglia di impegnarsi. Poi certo siamo qua per imparare, però le competenze ce le abbiamo e quelle che offriamo speriamo, insomma, di soddisfare il cliente, speriamo che siano giudicate valide. Dicevi, Marta, che tu sei entrata da poco in Sì, relativamente Gemib, da poco. E hai fatto tutto l'iter del punto di cui parlavamo prima. Ho fatto tutto il recruiting. Com'è stato? Soprattutto recruiting, immagino, poi fai colloqui con praticamente dei coetanei, no? Sì, praticamente sì. Un po' più grandi di voi, di un paio d'anni massimo. Com'è questo modo di... Allora, è stato tosto. Io ero molto positiva, però diciamo che un po' di paura c'è, soprattutto con il colloquio individuale, premesso che era il mio primo colloquio, perché non mi ero mai applicata in un lavoro in cui serviva fare un colloquio, quindi ero un po' agitata, l'agitazione c'era. Però diciamo che sono stata subito messa a mio agio e ho avuto subito ben chiaro quello che dovevo dare all'associazione. In Gemib comunque vogliamo persone con grandi competenze, ma soprattutto con grande impegno e con voglia di fare. Quindi diciamo che la cosa fondamentale è dare tanto all'associazione a livello di impegno e di proattività. E la fase di recruiting è tosta, ma si può fare. È tosta perché vogliamo gli studenti migliori, ovviamente. Quindi... Se è tosta la fase di recruiting, è tosta anche il fatto che voi ogni 6 mesi avete un turnover pazzesco. Comunque ogni anno c'è qualcuno che vi saluta, perché ovviamente ha finito il proprio percorso, esatto, fisiologicamente insomma, non scade il contratto e cambia proprio la vita, esatto. Si ritorna magari nella città da cui si viene, perché voi mi diciate non siete di Milano, no, esatto. Taranto, io sono di Taranto e di Novara, Novara. Poi succede appunto che uno... Come si fa a gestire un'azienda in cui a un certo punto, volendo o non volendo, il dipendente prende e torna, certo, a casa sua? Allora, fondamentale è appunto la formazione, di cui continuiamo a parlare, e ovviamente il passaggio di competenze all'interno di quella che è la nostra area. Sin dal primo mese i ragazzi hanno la possibilità di seguire formazioni che hanno carattere più generale, per apprendere quelle che sono le competenze base per poter lavorare all'interno dell'area in cui andranno ad operare. E poi ovviamente c'è un affiancamento progressivo da parte del responsabile, piuttosto che dagli altri associati senior all'interno di Gemib, che insomma li affiancano appunto per poter garantire il passaggio delle competenze. Ovviamente è previsto anche un affiancamento per quanto riguarda i responsabili, ogni 6 mesi cambiano anche quelli che sono i responsabili d'area. Il consiglio di amministrazione invece una volta l'anno, anche questo prevede il periodo di handover, che chiamiamo noi così, in cui appunto c'è questo passaggio per garantire, esatto, l'apprendimento progressivo nel tempo di quelle che sono le competenze necessarie a fare in modo appunto che l'organizzazione possa mantenere attiva nel tempo il standard qualitativo minimo dei prodotti e dei servizi che offriamo, soprattutto questo sì. Allora, sono un'azienda, voglio dei servizi da voi di Gemib, come devo fare? Gemib, ci possono, innanzitutto abbiamo il nostro sito web, i nostri contatti. Esatto, i nostri contatti, gemib@info.it è la nostra email a cui possono rivolgersi, e insomma. Invece sono studente, voglio appunto entrare a far parte di Gemib, ho due finestre dell'anno in, esatto, cui posso. Esatto. Devo avere qualcosa di particolare, devo fare un particolare studio, devo essere al primo anno, al quinto anno, al terzo anno, al secondo anno, come funziona? Devi avere voglia di fare, non richiediamo... Proattività. Esatto. Proattività è quello che richiediamo. Per quanto riguarda il corso di studio, siamo aperti a qualsiasi corso di studio presente nell'Università di Milano Bicocca. Il primo step è quello di inviare il CV, quindi il curriculum, c'è uno scanning di questi curriculum e dopodiché vieni chiamato per il colloquio di gruppo. Sono al primo anno, posso farcelo lo stesso? Assolutamente sì, abbiamo degli associati del primo anno, assolutamente. Sì. Qual è la facoltà che non avete, che vi manca, che vorreste però... Informatica, stiamo puntando alla facoltà di informatica. Siamo informatica. Ciao, l'appello allora, informatici da Bicocca che ci ascoltano. Abbiamo bisogno di voi, venite in Gemib, provateci almeno, è un'esperienza bellissima, quindi io ve la consiglio. Vi aspettiamo al prossimo recruiting, ragazzi. Invece, che ne avete fin troppi, qual è che... Marketing, comunicazione, come dicevo, è il nostro core business, però sono tanti anche i progetti che ci richiedono in questo senso, per cui tutti quanti gli associati ovviamente lavorano, facciamo in modo che tutti quanti possano essere impegnati su uno o più progetti.
La soddisfazione più grande che hai avuto da quando sei presidente di Gemib? La soddisfazione più grande, beh, sicuramente quello di avere l'appoggio di tutti quanti loro, cioè la cosa bella è lavorare proprio in team, per cui lavorare insieme alle persone, avere la possibilità di confrontarsi, quindi ovviamente puntando sul loro appoggio sono loro che hanno dato me la possibilità di diventare prima responsabile d'area e poi presidente dell'associazione, per cui mi faccio portavoce di un'organizzazione composta di 56 studenti grazie alla fiducia, insomma, che loro mi danno, e questa è personalmente una bellissima soddisfazione. Ma tu dicevi pochi mesi, ma insomma le soddisfazioni già sono arrivate. Qual è sono le grandi soddisfazioni che hai avuto finora in Sono Gemib? piccole soddisfazioni, però per me sono importantissime. Diciamo che ogni cosa che fai in Gemib non passa inosservata. Le competenze, il lavoro, l'apporto che dai all'associazione ti viene sempre riconosciuto. Quindi queste sono delle piccole soddisfazioni. Ne posso citare una su tutte. Gemib ha un blog in cui mensilmente pubblichiamo degli articoli. Quando sono entrata, quindi parliamo di qualche mese fa, ho scritto un articolo su un tema a me molto caro e mi è stato riconosciuto che questo articolo era fatto particolarmente bene e adesso sono la responsabile blog per quanto riguarda l'area legale. Quindi diciamo che è una piccola grande soddisfazione questa per me. Allora, siamo quasi in chiusura. Diamo appunto ancora le coordinate e spieghiamo bene come può fare uno studente ad avvicinarsi a Gemib e fare l'application per entrare. Allora, noi abbiamo quindi due fasi di recruiting, una in primavera, una in autunno. In questa fase abbiamo un lasso di tempo che penso sia più o meno 15 giorni, Sì, giusto, in sì, sì. cui si possono inviare i propri CV. A seguito dell'invio del CV arriverà una mail in cui ti diremo se il tuo CV ci può interessare, ti convochiamo al colloquio di gruppo, oppure se hai bisogno di fare ancora qualche esperienza in più, diciamo. Poi i criteri sono comunque stabiliti dall'area HR, quindi Esatto, ci trovano comunque, siamo sempre disponibili al primo piano dell'edificio ecco, U6, dammi anche pure le coordinate dell'edificio U6 esatto. dell'Università Dove siete il primo Bicocca. piano? Primo piano edificio U6 dell'Università Bicocca, Piazza dell'Ateneo Nuovo 1, quindi poi appunto come ho detto prima sui canali social, Facebook, Facebook, Instagram, sul sito web Instagram. siamo sempre disponibili, per cui qui siamo sempre aperti a ogni tipo di collaborazione anche oltre queste due finestre che apriamo durante l'anno, per cui sono sempre tutti insomma i benvenuti. Assolutamente. Perfetto, allora ragazzi, io vi ringrazio tantissimo davvero per essere Grazie, con grazie noi a te, oggi, grazie per a voi. aver fatto conoscere la Junior Enterprise di Bicocca, Gemib. Io davvero ringrazio Fabrizio Caramia e Marta Bigogno di Gemib, grazie davvero di essere con noi oggi. Grazie. Grazie. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, l'appuntamento come sempre torna domani alle 12.30, sempre qui in diretta su Milano All News per raccontarvi Milano, città metropolitana e tutti coloro che ne sono protagonisti. Grazie mille, arrivederci.